grande giro d'affari, legali ma soprattutto illegali. È il centro Cara di Mineo, una struttura che dà lavoro a circa 400 persone. Ma sotto la maschera dell'accoglienza sembrerebbe nascondersi il tumore della corruzione. È di circa 35 milioni di euro all'anno il guadagno per le cooperative che gestiscono il centro, sempre le stesse da anni. Quelle su cui avevano messo gli occhi anche gli uomini di Mafia Capitale per cercare di accaparrarsi un appalto da 100 milioni di euro. E proprio di questo appalto parla negli interrogatori Luca Odevagne. Quella struttura è diventata l'industria più grande della zona. L'IKEA che sta a 20 km ha 150 dipendenti. Il centro di Mineo ne ha 400. Odevagne coinvolge anche il sottosegretario Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra. Sostanzialmente possiamo parlare di uno scambio di voti. A livello nazionale credo che NCD abbia preso il 3 o il 4% e in quella zona ha preso più del 40%. Dai grandi giri della politica ai piccoli traffici tra gli ospiti del Cara, che sono arrivati a subaffittare i propri posti letto ad altri immigrati irregolari e a vendere merce rubata all'interno del centro. Per non parlare del lavoro nero nei campi, 15 euro al giorno, un panino e una bottiglia d'acqua è il prezzo di 12 ore di lavoro di un immigrato. E sfruttamento è anche quello della prostituzione all'interno e soprattutto all'esterno del Cara. Le immigrate vengono assoldate da protettori italiani che mettono in vendita il loro corpo per pochi euro nelle strade della provincia. E questo accade sotto gli occhi di tutti, ma evidentemente qualcuno ha l'interesse che resti tutto così.